filosofia e so quello che mangio. La sicurezza alimentare nasce e cresce sul balcone di casa, una passione che conquista sempre più persone e permette, a volte con un po' di attenzione, di risparmiare anche sulla busta della spesa. Ci spiega tutto Francesca Coppola. 6 milioni e mezzo di italiani coltivano ortaggi e frutta sul proprio balcone di città. I dati di Coldiretti del 2011 parlano chiaro. Accanto al boom dei mercati contadini, ora è sempre più folta la schiera di quanti la filiera ortofrutticola la abbattono del tutto. A Napoli pieno di iscrizioni per la seconda edizione di Orto sul Balcone, del WWF e del Movimento per la Decrescita Felice. Vuol dire ovviamente da una parte uscire a avere un riscontro anche sul discorso economico, ovviamente, perché sono tutti i materiali che produciamo e consumiamo direttamente a casa, ma anche una sicurezza sulla qualità, perché è tutto fatto in maniera naturale, non si usano concimi artificiali, niente diserbanti, e quindi c'è anche una qualità assicurata di quello che si va a mangiare poi. Oggi come oggi noi sappiamo che i prodotti che mettiamo in tavola, ogni prodotto che mettiamo in tavola può aver subito 40 trattamenti. Una pera messa in tavola ha subito 40 trattamenti anticrittogamici. Quindi si immagini noi che cosa ci mangiamo. Maniche scorciate, guanti, mini zappe, nella sede del WWF tra i palazzoni del Vomero si affondano le mani nel terreno e quella che altrove può apparire una tendenza nella città dell'emergenza rifiuti diventa per alcuni una necessità. Mi ha indotto a venire qui proprio il concetto di avere qualcosa che facciamo noi, che facciamo crescere noi, che seguiamo nel corso del tempo e rimparare a seguire e ad aspettare i tempi. Anche un'erba aromatica, anche un pomodorino, è la soddisfazione proprio sì, di poter avere qualcosa di proprio che non è inquinato, che è, diciamo, cresciuto con una certa attenzione. Il prossimo corso, 6 lezioni dal semenzaio alla produzione di compost, partirà in primavera. Si impara a coltivare nei cassoni ricavati dal recupero dei materiali, dal legno al sacco che contiene il terriccio ottenuto da un ombrello in disuso e poi il fertilizzante fatto in casa, pratica che riduce la produzione della porzione umida. Non usiamo tanto terriccio, noi usiamo molto il materiale organico che è un rifiuto, quindi per noi il rifiuto è una risorsa. Con quanta spesa possiamo realizzare questo orto? Con 150 euro uno allestisce una vera e propria architettura del balcone con i vasi, i sostegni dei vasi, i cassoni, il riempimento dei cassoni, le piante, ma poi la manutenzione, quindi nel corso degli anni, è veramente un costo irrisorio, quindi è solo la spesa iniziale.